Iniziata esattamente 25 anni fa, era la notte tra l'11 e il 12 aprile del 1997. Improvvisamente divampano le fiamme sopra i tetti del Palazzo Reale del Duomo di Torino e in pochi minuti arrivano oltre 150 pompieri, ma solo alcuni si fanno coraggio ed entrano nel Duomo proprio per salvare la Sacra Sindone custodita dentro una teca che era antiproiettile. Lo sforzo disumano per sfondare i vetri ed estrarre la Sacra Sindone viene filmato e fuori ci sono i fotografi e la foto simbolo proprio di quel vigile del fuoco con il volto trasfigurato dalla fatica appena uscito dal Duomo proprio con la Sindone in spalla fa il giro del mondo ed oggi quel vigile del fuoco è con noi, Mario Trematore. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e a chi guarda la TV. Mario, sono passati esattamente 25 anni da quella famosa notte, la mozione immagino sia ancora tanta, no? Quando lei rivede proprio quelle immagini. E fu proprio sua moglie Rita che vide dalla finestra di casa vostra le fiamme che si stavano sprigionando dal Duomo di Torino. Dalla cupola del Guarino Guarini. Cosa è successo? Ma queste c'era, diciamo, più che le fiamme, sì, anche le fiamme, però il fumo era una colonna alta un paio di chilometri. E mia moglie si affaccia al balcone, vede questo fumo e mi dice: guarda Mario, che cosa sta succedendo? E allora a questo punto dico: vabbè, telefoniamo in caserma e vediamo cosa c'è. Io non lo dico mai, però sono un architetto e quindi avevo fatto un esame proprio sulla Sindone, sul Duomo, sulla Cappella dei Guarino Guarini. E quando mi hanno detto brucia il Duomo ho subito capito cosa stava succedendo, perché in quel periodo stavano restaurando, quindi cosa può bruciare se non la cappella? E quindi cosa ha fatto? Praticamente lei è arrivato lì in pochissimi minuti. Sì, perché non abito molto lontano. Che situazione ha trovato al momento in cui quando sono entrato da una porta laterale, quindi non c'era nessuno. Forse la gente era davanti all'ingresso del Duomo. Io sono entrato da una porta laterale e ho visto i colleghi che lavoravano, che facevano, però sinceramente era un incendio un po' anomalo, un po' particolare, perché era all'interno di un luogo sacro, peraltro vicino a un valore, un simbolo della cristianità molto forte. Ecco, lei in quel momento ha pensato subito alla Sacra Sindone? Io devo essere sincero, no. No. Ho pensato all'opera del Guarino Guarini, ecco. Quindi alla cappella. Certo. Poi però dopo, io ricordo che ero andato per fare questo esame all'università, avevo tentato di fare delle foto e mi hanno cacciato, dico: se vuoi fare le foto comprati le diapositive. quindi conoscevo bene, però quando ero lì ho incominciato, non so come dire, avere, non so chiamarlo tormento, qualcosa dentro che ti agita, cioè incominci a capire il valore di quel segno che col suo significato rimanda. E quindi lei ha pensato subito in quel momento di entrare con alcuni dei suoi colleghi e di rischiare la vita. Lì, perché sapeva di certo, rischiarla, stava crollando tutto per l'incendio. Io ai colleghi avevo detto di guardate che qui questo c'è un lenzuolo che insomma ha contenuto il corpo di Cristo, se non lo salviamo facciamo la figura di Giuda nel mondo. Dico, per cui dico, proviamoci, vediamo di fare qualcosa, perché l'incendio non ha mai minacciato la Sindone. Questo è un po', come dire, una favola. Poi era contenuta in questa teca antiproiettile, per cui anche aprirla, quindi distruggerla, era complicato. Poi con le fiamme e il pericolo che comunque stavate correndo in quel momento, no? Non c'era il pericolo dell'incendio, perché l'incendio era sulla testa, noi eravamo sotto. Quindi il vero pericolo era il crollo della cupola. Il crollo con l'incendio, sì, esatto, infatti la paura di morire tra di noi era proprio nell'aria, si vedeva, si parlava, perché tu lavori parli anche, che dicevo io ho due figli, che io ho questo, ho quell'altro. Però è il lavoro di un vigile del fuoco, i vigili del fuoco sono questi, sono persone che fanno quel lavoro e sanno benissimo cosa rischiano. Quindi però siete riusciti a distruggere la teca e quindi a mettere in salvo la Sacra Sindone. La cosa straordinaria, nell'immagine si vede forse qualcosa, i pompieri hanno delle pinze e delle cesoie che hanno una potenza di 12 tonnellate, quindi spaccano tutto. Bene, quel vetro, quelle pinze non riuscivano a romperle. 12 tonnellate, alziamo la RAI, la porta in paradiso. Invece, e come l'avete rotta? Come l'avete rotta? Vede, con una mazza di ferro di 5 kg.
e lì si è sbriciolata e quindi siete riusciti comunque a metterla in salvo. Ecco, dopo quell'evento la sua vita è cambiata, perché so che lei ha sentito la necessità comunque di approfondire la sua vita spirituale, no? E ha deciso anche di fare qualcosa in più per gli altri. Certo. Certo, è così. Eventi di questo tipo ti cambiano, uno perché è l'evento stesso che ti cambia. Cioè, questo, se io avessi salvato, che ne so, un quadro... Non sarebbe stato lo stesso. Non sarebbe la stessa cosa. Invece è quel segno, che, quei segni che ci sono su quel lenzuolo, che ha reso importante me. Io ero lì, ero una semplice comparsa, non ero il protagonista, perché il regista era un altro. Questa è la realtà, e bisogna dirlo questo. Noi eravamo comparse, forse io la principale, ma però dietro c'era un regista che ha deciso quello che bisognava fare. Infatti, se io sono qua è per quel motivo, non perché non so, ho fatto chissà che cosa, è perché quel segno col suo significato rimanda alla tua fede, a quelle di quelli che credono che in quel lenzuolo c'era il corpo di Cristo. E questa è la bellezza di questo evento, nel senso che tutto il mondo, quell'incendio che voleva distruggerlo, tutto il mondo invece ha parlato del salvataggio. E comunque grazie a lei e ai suoi colleghi che la Sacra Sindone comunque è salva. E so che lei ha fatto anche un viaggio spirituale molto, molto importante. Sì, quello di Compostela. E io insomma, come saluto, non sto tanto bene. E allora volevo dialogare, fare un dialogo con la mia malattia. Cioè, noi, il corpo parla, ci dice sempre tante cose. Allora ho detto, vabbè, visto che tu parli, parliamo insieme, però in un luogo migliore di quello che è la casa. Allora una mattina, così, sono partito, mi incontra mia figlia, mi dice, dove vai papà? Dico, beh, vado a Compostela. E come vai a Compostela? Dico, vado a farmi il cammino. E lei mi dice, ma con tutti i tuoi problemi di salute, è capace che ci muori lungo il cammino. Allora io ho detto, mi commuovo. Le ho detto, sai Chiara, è di questo papà che ti devi ricordare, di questo che continua a lottare, e non del papà, che c'è una malattia che lo sta distruggendo. Allora lei mi ha abbracciato, ho sentito una lacrima e sono partito. Peraltro un'esperienza durissima, perché pioveva. Sua figlia sarà orgogliosissima del suo papà. Mia figlia è una neuropsicologa molto brava, e praticamente ho dormito sui pavimenti, perché per risparmiare soldo prendi quei mezzi aerei che costano poco, però che ne so, arrivi a mezzanotte, alle 4 di notte, non c'è niente, e pioveva, mi sono fatta tanto di quella pioggia, che è una cosa incredibile, però volevo che questa malattia dialogasse con me in una maniera diversa. Infatti a casa mi dicono sempre, non riusciamo a capire come fai così, a essere così sereno, perché il mio corpo sta parlando in questo momento della mia vita e mi sta dicendo delle cose, e io gli parlo, dico, vabbè, sappi, se continui così tutti e due ce ne andiamo, però stai tranquillo, insomma, cerchiamo di vivere un po' di più insieme. Mario, che dire, grazie di cuore per la sua testimonianza di vita, grazie ancora di tutto quello che ha fatto. Permettimi di dire solo una cosa, se è possibile. Io ho incontrato tutti e tre i Papa, Papa Benedetto, Papa Wojtyla e Papa Francesco. E Rainer canta la messa, che è un cardinale, lui dice che Papa Francesco è praticamente è Gesù che c'è attuale sulla terra. E questo però è anche il mio pensiero. Buona Pasqua ancora di grazie cuore. Grazie anche a te. Grazie. Buona Pasqua.